Vuoi crediti per giocatori come questi? FIFA Coin Zone. Trovi link e codice coupon qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, mi iscritti più di tutti. Bentornati su GeoAcademyPro, io sono GeoAcademyPro e questo è il video della Team of the Week Prediction per il Team of the Week numero 11, i possibili giocatori IP del numero 11. Allora, prima di iniziare questo video, come ogni lunedì da questa parte ormai dallo scorso video, vi dirò delle novità. Allora, ho deciso che in questo canale porterò altri video oltre FIFA. Cambierò l'immagine in copertina di YouTube, la foto, l'immagine, l'immagine del profilo di YouTube, credo che lascerò così. E porterò video. Quali video? Allora, per prima cosa, porterò la carriera allenatore dell'Inter dal secondo canale al primo canale, perché sul secondo canale comunque ho visto c'è un bel riscontro. Un bel riscontro, ci sono molte persone vedono quella carriera allenatore, quindi la voglio portare su questo primo canale. Naturalmente non la rinizierò da capo, ma continuerò. Poi vi voglio portare Minecraft, voglio portare un gioco che hanno creato due persone che fanno video su YouTube, non vi dico il nome. Poi, indovinate di chi si tratta, indovinate, dai, commentate dicendo, indovinando di chi si tratta, di chi è questo gioco. Poi, Minecraft, naturalmente, bello, è un bel gioco Minecraft, però devo vedere che serie portare. Ditemi voi che serie potrei portare su Minecraft. Poi sto pensando a qualche gioco di Android, qualche gioco Android, penso Plants vs Zombie, la versione per Android, la 2, che altro, vabbè. Tutti questi giochi, ampliare il parco del primo canale, di questo canale, renderlo un canale più completo, non solo FIFA, che FIFA scoccia. FIFA è un gioco che a lungo andare potrebbe scocciare, quindi comunque le serie le finirò. Wager to Lewandowski, se qualcuno vuole fare un wager match su Foot 15 contro di me, ben venga, ci mettiamo d'accordo, mi contatti sulla pagina Facebook. La serie di Balotelli, quella è una serie che piace, anche a me piace giocarla. La serie Road to Glory continuerà fino ad arrivare in divisione 1. Quest'altra cosa, quest'altra serie, questi possibili giocatori IF, è diciamo una miniserie, non so come volete chiamarla, è più una rubrica, settimanale, diciamo. Comunque, queste sono le novità. Poi forse più in là farò anche un video più nel dettaglio, ma non sono sicuro, non lo so. Vabbè, comunque iniziamo con questo Fuchs, terzino sinistro dello Schalke, che ha fatto un gol alla partita vinta 3-2. C'è anche un altro giocatore dello Schalke che vedrete a breve. La versione IF per me ci potrebbe stare. Poi c'è quest'altro, Godin, un altro gol alla partita vinta 3-1. Sarebbe il SIF, questo SIF per me sarebbe ancora più forte dell'IF. Vabbè, è scontato che sia più forte dell'IF. Comunque, sarebbe un'ottima carta. Abbiamo Mario, un altro giocatore, ha fatto un gol, praticamente 2-1, difesa centrale con un gol, qui. Rode ha fatto un gol, praticamente 4-0. Allora, non ho messo né Lewandowski, non ho messo Robben e né Götze. Perché? Perché già sono forti. Allora, Robben ha già ricevuto due versioni IF. Lewandowski, per un gol e un assist, non credo abbia una versione IF. Götze, per un gol, mi sa, solo per un gol, non credo neanche. Per Rode invece un gol, una versione IF potrebbe meritarsela. Passiamo al prossimo, Paul Pogba. Questo giocatore ci sarà per forza, è stato il migliore nella Juve, ha fatto due gol e ha sfiorato anche il secondo gol, però poi l'ha fatto lo stesso il secondo gol. La partita diventa 3-0 fuori casa contro la Lazio, quindi Pogba IF sicuro. Jajic aveva fatto un gol e un assist, la partita diventa 2-1 fuori casa dalla Roma. Jajic poteva fare il secondo gol, però ha deciso di fare un assist, quindi un IF ci sta. Choupo-Moting, questo è l'altro giocatore dello Schalke, ha fatto due gol, una partita vinta 3-2 dello Schalke, quindi molto sicura, una sua versione in forma. Poi abbiamo Meyer, un trequartista inglese, mo che cazzo dico, tedesco, ha fatto un gol e un assist, una partita vinta fuori casa per 3-1. Poi abbiamo Messi, allora Messi non uscirà, record breaker. Punto primo, sarebbe già uscito quando ha fatto il record che è avvenuto, se non erro, o sabato o domenica, non voglio sparare puttanate, è avvenuto il sabato o domenica. Perché dico questo? Perché vi ricordate
close nei mondiali su FUT 14, non appena ha fatto il record dei mondiali, l'hanno fatto, se non erro, uno o due giorni dopo. Quindi, però potrebbe anche uscire Messi record breaker, però per me uscirà di più una versione così, una versione SIF di Messi, che sarebbe comunque fortissima. Una versione record breaker sarebbe simile ad un Totti. È strana la cosa, è strana. Tutto dipende da loro. Forse per me farei uscire una versione record breaker, però poi non avrebbe più senso fare uscire altre versioni in forma, perché c'è già una versione forte di Messi, la più forte in assoluto. Non lo so, vediamo come se la gioca questa carta la EA. Vabbè, prossimo attaccante, Ibarbo ha fatto un gol, un assist, una partita per... Aspettate che controllo, per pareggiata 3-3 col Napoli. Allora, sentito dire che Ibarbo ha giocato bene, rientrava in difesa e attaccava molto. Quindi, diciamo, secondo me potrebbe... Dicevo, una versione in forma, anche se ha fatto un gol, un assist, però diciamo un giocatore non è a livelli di Messi, che deve fare forza 3 gol per uscire in forma. Quindi la versione per Ibarbo in forma con un gol e un assist, anche se la squadra ha pareggiato, ci potrebbe anche stare, e io sarei contento, me lo prenderei, me lo tengo in squadra e lo uso. Sì, perché ragazzi, pure io mi sto dando al bug, è tipo una droga, cioè la droga fa male, il bug fa male lo stesso a chi si incontra, a chi si ha conto, diciamo. Beh, puttanate a parte, prossimo è Keen. Ha fatto un gol, la partita vinta 2-1. Un gol, però comunque è un giorno argento che fa un gol in una partita vinta soltanto per 2-1, ci potrebbe stare. Johansson, questo, ha fatto un gol, la partita vinta 1-0. Non ricordo se è entrato nel secondo tempo, comunque è stato l'unico gol, quindi potrebbe anche uscire una versione if. Prossimo giocatore, Bacciuai ha fatto un gol praticamente 3-1 ed è entrato nel secondo tempo. Anche se un solo gol, comunque è entrato nel secondo tempo e si è dato da fare. Castagnos, penultimo giocatore, ha fatto due gol praticamente 2-1 fuori casa, quindi if per lui sicurissimo. Tannan, non so come si dica, ha fatto due gol praticamente 3-1. Dunque ragazzi, ora sperando che non si chiude, come cazzo si chiude, vabbè, comunque... Qual è la squadra che avete visto? Ditemi voi cosa ne pensate di questi giocatori in forma, quali potrebbero uscire secondo voi, se Messi uscirà record breaker oppure no? Ditemi cosa ne pensate lasciando un commento, è semplice, basta scrivere, mettete un mi piace che è ancora più semplice del commento. Dunque, se vi è piaciuto il video, un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, quindi vi saluta e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!